Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Equinet Technigen SRL, ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'è Equinet? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Equinet durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Equinet? Equinet ha un farmaco a base del principio attivo oximetazolina cloridrato, appartenente alla categoria degli decongestionanti e nello specifico simpaticomimetici, non associati. È commercializzato in Italia dall'azienda Technigen SRL. Equinet può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni: Equinet 0,05% spray nasale soluzione flacone 15 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Technigen SRL, ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco, classe C, principio attivo oximetazolina cloridrato, gruppo terapeutico decongestionanti, forma farmaceutica spray, indicazioni decongestionante della mucosa nasale, libera il naso chiuso, specie in caso di raffreddore, posologia adulti e bambini oltre i 12 anni, uno spruzzo per narice ogni 6-12 ore, se necessario. Non superare i 4 giorni di trattamento salvo diversa indicazione del medico. Per l'uso togliere il cappuccio di plastica, introdurre l'estremità del flacone nella narice e premere con moto rapido e deciso, respirando profondamente con il naso. Non superare le dosi consigliate. Controindicazioni: accertata ipersensibilità alla ossimetazolina o ad altri componenti del prodotto, ipertrofia prostatica, malattie cardiache ed ipertensione arteriosa grave. Glaucoma, ipertiroidismo. Non somministrare durante e nelle 2 settimane successive a terapia con farmaci antidepressivi. Il farmaco è controindicato nei bambini di età inferiore ai 12 anni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Nei pazienti con malattie cardiovascolari, specialmente negli ipertesi, l'uso dei decongestionanti nasali deve comunque essere di volta in volta sottoposto al giudizio del medico. L'uso protratto dei vasocostrittori può alterare, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non somministrare durante e nelle 2 settimane successive a terapia con farmaci antidepressivi. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Equinet durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Equinet durante la gravidanza e l'allattamento? Impiegare con cautela nei primi mesi di gravidanza e durante l'allattamento, dopo aver valutato opportunamente il rapporto rischio/beneficio. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non ha noto alcun effetto sulla capacità di guidare e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Il prodotto può determinare localmente fenomeni di sensibilizzazione e congestione delle mucose di rimbalzo. Per rapido assorbimento dell'ossimetazolina attraverso le mucose infiammate, si possono verificare effetti sistemici, consistenti in ipertensione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di sovradosaggio può comparire ipertensione arteriosa, tachicardia, fotofobia, cefalea intensa, oppressione toracica e, nei bambini, ipotermia grave, depressione del sistema nervoso centrale con spiccata sedazione, che richiedono l'adozione di adeguate misure d'emergenza. Si possono osservare irritazione locale e congestione delle mucose di rimbalzo. Il trattamento deve essere solo sintomatico. Proprietà farmacodinamiche. ATC. R01A05, decongestionanti nasali ed altre preparazioni per uso topico eurosimpaticomimetici, non associati. L'ossimetazolina ha un efficace decongestionante, attivo per uso topico, che determina un prolungato sollievo nelle proprietà farmacocinetiche. L'ossimetazolina penetra rapidamente nei tessuti e la vasocostrizione compare normalmente entro 5 a 10 minuti dalla somministrazione intranasale. L'effetto pieno dura 5 a 6 ore e poi gradualmente decresce nelle, dati preclinici di sicurezza. Non sono disponibili ulteriori dati di sicurezza preclinica rilevanti.
Elenco degli eccipienti: benzalconio cloruro, di idrogeno fosfato di potassio, idrogeno fosfato di sodico anidro, acqua depurata. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di quimeta base di ossimetazolina cloridrato sono: Froben raffreddore. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.